io ho la sensazione che si rimanga poi pazienti a vita. Questo per il semplice motivo che c'è, diciamo, una situazione emotiva che permarrà sempre verso quello che si è superato. Mi presento brevemente, anche per comprendere quello che dirò dopo. Io mi sono ammalata di leucemia 17 anni fa. Avevo una leucemia mieloide acuta, M3, diciamo è la leucemia che ha una, diciamo, risoluzione per la massima parte delle volte positiva. Quindi qualcuno direbbe sono stata particolarmente fortunata. Sì, io sono stata particolarmente fortunata e diciamo, trascorso circa 3 anni e mezzo della mia vita frequentando il reparto di onchematologia dell'ospedale di Pisa, l'ospedale Santa Chiara di Pisa. Successivamente ho approcciato, in realtà anche mentre già ero, diciamo, tra i pazienti ancora in essere, la sezione AIL di Pisa e ho cominciato ad attivarmi come volontario. Questa, diciamo, fluidità dall'essere paziente a essere volontario e quindi mettermi a disposizione degli altri pazienti, dei loro familiari, ha fatto sì che la mia esperienza di volontario sia stata particolarmente vivace e fertile per me. Fertile perché diciamo, ho potuto accedere a tanta formazione ed ho potuto accedere anche a tante esperienze e anche tante riflessioni che nei 3 anni e mezzo dell'essere paziente sono arrivate e io con la mia famiglia e i miei amici abbiamo affrontato. È bene chiarire una cosa, che noi pazienti in generale affrontiamo la malattia tutti in maniera completamente diversa e questo modo di affrontarla non è giudicabile. Noi abbiamo bisogno di saperlo questo, nessuno ci giudicherà su come affronteremo la malattia. Però dobbiamo anche sapere che abbiamo di fronte a noi, accanto a noi, ma anche a un passo indietro, diciamo soventemente un passo indietro, delle persone che ci possono supportare, sostenere, che ci possono aiutare a far comprendere. A comprendere cosa? Perché l'essere paziente molte volte ci porta a fare filtro su quello che ci viene detto o meno, anche perché siamo in una situazione emotiva no, diciamo, non ottimale. Questo è normale, abbiamo paura, ci sentiamo sopraffatti, non sappiamo né la malattia che decorso avrà su di noi, né tantomeno la cura che decorso avrà su di noi, i famosi effetti collaterali e quant'altro. Allo stesso modo, parte di noi, diciamo, ora non voglio generalizzare, ma sicuramente siamo preoccupati anche per chi ci sta accanto. Quindi partiamo dai familiari più stretti, ai compagni di vita, ma almeno anche nel mio caso, agli amici che sono stati un punto fondamentale nella mia vita e nel mio percorso, perché sono loro che 17 anni fa mi accompagnarono in ospedale, insomma, in emergenza. Hanno, diciamo così, accompagnato la mia famiglia, hanno accompagnato mio marito a percorrere questa strada verso la guarigione in maniera veramente efficace. Non, sono sempre stati, lo ripeto, un passo indietro, ma erano quella cosa per cui nel camminare, se c'era un momento di stanchezza, io sapevo che mi potevo fermare, dietro di me c'era un muro a cui appoggiarmi e prendere fiato, cioè c'era un sostegno. E questo è quello che in realtà è l'AIL, è proprio traducibile in questo, è il sostegno. 17 anni fa, come oggi, noi sappiamo che non esiste ancora un gruppo per l'LMA, per la leucemia mieloide acuta, e la verità è che fino ad oggi tutte le nostre problematiche in realtà sono state affrontate in maniera trasversale. Cos'è che può fare un gruppo pazienti? Cos'è un gruppo pazienti in realtà? È quell'insieme di persone accomunate dalla stessa problematica che ha bisogno di, diciamo,
condividere e convivere, perché sono due cose diverse, ma io proprio per me è condividere e convivere quello che io stessa chiamo il tempo della malattia. Questo tempo della malattia è indefinito, perché in realtà inizia sicuramente nel momento in cui ci viene data la diagnosi, ma va avanti, vi posso dire che per me sono 17 anni che va avanti, ma non perché mi sento ancora malata, assolutamente, perché io sono in remissione completa dalla leucemia mieloide acuta, ma perché il tempo della malattia è un tempo, scusatemi, un tempo in cui noi percorriamo una nuova strada. La malattia ci mette proprio su un nuovo percorso, mette noi e mette chi è accanto a noi su un nuovo percorso. Allora, ed è giusto che su questo percorso, dove noi incontreremo altre persone, chi è più avanti, chi più è dietro di noi, però dobbiamo sapere che nel girarci abbiamo anche loro a cui fare riferimento, e nella convivenza e nella condivisione possiamo essere gli uni di supporto agli altri, sapendo però che deve essere chiaro che loro rispetteranno sempre il nostro modo di vivere la malattia e che noi dovremo sempre rispettare la loro. Questo è quello che diciamo è il tempo di malattia, quello che veramente chiamo il tempo di malattia. È un tempo dove ci facciamo tante domande, sicuramente, e un tempo anche dove le cose che ci vengono dette, le cose che ci accadono, non le comprendiamo pienamente. Avremo bisogno di essere persone un po' più lucide per comprendere tutto. Almeno a me è capitato così. Io dopo 3 anni e mezzo, e in realtà dopo anche un po', altro po' di tempo, ho cominciato ad avere presente quello che era capitato e quello che stava capitando. Credo che per me è stato normale, è stato come passare veramente in un tunnel, andare avanti, sapere che c'era una luce, io ero guidata dai medici, ero guidata da tutti quelli che mi stavano attorno, e so di essere arrivata in fondo a quel tunnel, non avendo mai remore in quello, cioè qualsiasi domanda, qualsiasi mi veniva nella mente, qualsiasi cosa io non capissi, l'ho sempre chiesta, anche prepotentemente, ma non prepotentemente perché non mi si dessero risposte, ma perché molte volte io non capivo, quindi ho chiesto anche 2 o 3 volte di spiegarmi la stessa cosa. Ed è per me questo un passaggio fondamentale, cioè il fatto che noi pazienti dobbiamo comunicare quanto più è possibile, quando ce lo sentiamo di fare, sia chiaro, però noi dobbiamo comunicare anche le nostre sofferenze, ma soprattutto i dubbi, perché se noi riusciamo a risolvere i nostri dubbi, sicuramente riusciamo ad affrontare la malattia, il tempo della malattia, noi e chi ci sta accanto, in un modo migliore. Quando si parla, ritornando al gruppo pazienti sempre, si pensa, qual è l'obiettivo, la mission, no? C'è questa parola americana, inglese, che è l'advocacy, che significa sostegno, ma più che altro vuole significare anche rappresentanza, ovvero i nostri bisogni, le nostre esigenze, anche i nostri diritti, possono essere rappresentati nei gruppi pazienti, e questi possono essere tanto forti da portare avanti verso le istituzioni, verso gli enti, ma verso gli istituti sanitari, ovunque, le nostre richieste. Quindi per noi essere in un gruppo significa anche avere un modo organizzato per formulare delle proposte e per condividere quindi qualsiasi tipo di buona prassi che troviamo nei nostri ospedali, e anche avere conoscenza di quelle che sono i nostri diritti. I gruppi pazienti, come vedete nella slide, offrono anche supporto e informazione, offrono supporto alla ricerca, perché noi stessi saremo chiamati in realtà su ognuno di noi è stato fatto viene fatta ricerca. Io ricordo molto bene
quando all'epoca il mio caso veniva costantemente discusso anche a Houston. Questo lo sapevo perché io sono curiosa, in realtà, ora, permettetemi questa espressione, sono un po' curiosa come un gatto, quindi, o come una scimmia. Mi piace sapere quello che mi sta accadendo, e i medici mi spiegarono che in realtà il mio caso veniva anche discusso in contemporanea con dei medici a Houston. Perché? Perché, insomma, quello che era il percorso della mia malattia comunque era un percorso da studiare come tutti gli altri, quindi tutti noi abbiamo una grandissima attenzione da parte dei medici, e non siamo solo un numero di protocollo, ma noi siamo, le nostre cartelle cliniche sono vive, sono, per i medici sono la più grande, diciamo, prova che tutto quello che è il sacrificio della ricerca e dello studio, poi, diciamo, noi siamo quelli che gli danno la prova del 9, ok, è giusto quello che stiamo facendo, no, non va bene, ci sono persone che non rispondono bene a questo o a quell'altra cura. Tendo ad andare avanti in modo da essere nei tempi. Ecco, sempre come gruppi pazienti, in che modo l'AIL dà forza ai gruppi pazienti? Un po' è stato detto prima, sicuramente attraverso questi seminari, fondamentali sono le sezioni locali, e poi lo scambio, la condivisione, l'approfondimento. Altra cosa è importantissima, è che loro ci ascoltano. Allora, la nostra voce è importante. Noi pazienti siamo importanti innanzitutto per noi stessi, cioè la nostra esperienza è importante per noi stessi personalmente, ma la nostra esperienza è da portare fuori e condividerla, perché questa sia, diciamo così, elemento di studio, letteratura, come vogliamo, diciamo, definirla, per i medici, per i sociologi, per i psicologi. Perché? Perché in questo modo riescano a comprendere le dinamiche della comunicazione, riescono a comprendere quali sono i nostri effettivi bisogni e dove fino ad oggi si è sbagliato. Mi preme, diciamo, fare una sottolineatura. Io non sono toscana, benché sia stata curata in Toscana, mi ritrovavo in Toscana in quel momento, ma sono nata a Procida, nell'isola, sono nata a Napoli, ma insomma vivevo a Procida, ero un'isolana, e per cui potevo essere spostata a Napoli per le cure, volendo. All'epoca si decise di non fare in questo modo, però ecco, mi piace che noi pazienti iniziamo a pensare che l'Italia è ricca di centri di eccellenza. Questi centri di eccellenza parlano tra di loro, le linee guida dei protocolli sono condivise, cioè tutti avremo lo stesso tipo di cura da Bolzano, da Bergamo a Canicattì, passando per Roma e Procida, ecco, per citare la mia isola, e che forse c'è una differenza di approccio, di servizi, però dobbiamo sempre avere riferimento anche a questi centri che abbiamo vicino casa, perché per noi pazienti è un bene sapere che vicino ci abbiamo chi ci può aiutare subito. Questo perché lo dico? Perché fondamentale nella vita dell'AIL è quella di dare supporto ai centri ematologici delle città. E questi centri ematologici si compongono di persone che stanno lì per darci una mano, per aiutarci. Io concludo questa forse mia sconclusionata presentazione dicendo che noi dobbiamo avere totale fiducia nella persona che ci abbiamo di fronte quando ci viene data la diagnosi. Fiducia nel senso che non dobbiamo mai avere vergogna di domandare quando non capiamo le cose, non dobbiamo mai avere vergogna di chiedere anche le cose più stupide, ma di chiedere, perché verrà data risposta. Questo sì, deve essere chiaro.
non dobbiamo pensare che vi sia un surrogato della laurea in medicina, mi spiace dire questa cosa, ma mi preme veramente, su internet. Non, ognuno di noi è un paziente a sé, siamo unici. Quello che va bene a me non andrà bene a un altro. La mia esperienza è stata che il protocollo medico, l'unico che poteva essere applicato in quel momento per la mia malattia, io non lo riuscivo a reggere tutto. Il Visanoid, che è stato il farmaco che grazie alla ricerca, ai fondi della ricerca, grazie all'Istituto Gimema, è stato formulato e mi ha salvato la vita, non c'era altro modo. Ecco, grazie a quel farmaco io sono stata curata, ma quel farmaco io non l'ho potuto assumere nella posologia che era stata indicata nel protocollo, perché il mio corpo non lo accettava in quelle dosi, quindi hanno adattato su di me quella cura. Questo per dirvi che veramente ognuno di noi è un caso a sé. Noi possiamo tra di noi confrontarci sicuramente, però dobbiamo anche pensare che, essendo il corpo umano una macchina perfetta, le cose perfette sono uniche e le cose uniche vanno trattate come tali. Ecco, vi lascio con questo messaggio. Proprio perché noi siamo unici, uniche e singolari sono le nostre esigenze, ma allo stesso modo uniche e speciali sono le persone che ci ascoltano, che ci possono dare una mano, e non dobbiamo mai, mai, mai mettere un muro tra noi e loro. Anzi, deve essere un dialogo continuo. Solo così noi ne gioveremo, ma soprattutto ne gioverà anche chi verrà dopo di noi. Il tempo della malattia è un tempo solidale, solidale tra di noi che siamo lì presenti in questo momento, in quel momento, ma solidali con il futuro, ovvero noi possiamo migliorare il futuro. Come? Con la nostra esperienza, dicendo le cose che non vanno, se troviamo cose che non vanno, auspicando sempre più fondi per la ricerca, quindi testimoniando il fatto che la ricerca, quella sostenuta dall'AIL in particolar modo, è efficace, i fondi vengono utilizzati per ricerca, che tutto quello che diciamo noi vediamo pubblicizzato, le case AIL, l'accoglienza, la domiciliarità, è tutto reale ed è ancora, diciamo, sviluppabile, possiamo ancora migliorarlo, continuo a dire, migliorarlo solidalmente per noi ora, ma anche per chi verrà dopo di noi. Perché? Perché solo in questo modo noi potremo vincere una battaglia, che è quella di essere pienamente consapevoli che questa malattia è una malattia con cui si vive, si convive e per molti aspetti non ci abbandonerà mai, però può essere un grande, diciamo, un grande fuoco propulsivo per noi per essere accanto agli altri dopo.